feriatur terra et germine et salvatore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che ci chiama ad ascoltare la Sua parola per mezzo del profeta Ezechiele e del profeta Gioiele, ci aiuti a illuminare la nostra vita, perché sappiamo scoprire il Vangelo della sua misericordia. Signore, Padre Creatore, Figlio Redentore, Spirito di amore, cammina con noi. Ti faremo compagnia, ti terremo per mano. Inciampa con noi. Sporca anche tu di polvere e fango i tuoi vestiti e le tue scarpe. Guida i nostri passi a cercare il tuo bene in ogni giorno della vita. Se tu cammini con noi, noi siamo certi che anche nel buio potremo continuare i nostri passi e giungere a una luce sempre più grande che si apre davanti a noi fino a raggiungere la tua dimora eterna nei secoli dei secoli. Amen. Lettura del profeta Ezechiele. Poi la voce proveniente dalla dimora di gloria di Adonai mi dice: «Uomo, va dunque dalla casa di Israele e parla loro con le mie parole. Certamente non ti mando a un popolo con linguaggio astruso e di lingua oscura, ma alla casa di Israele, non a grandi popoli con linguaggio astruso e di lingua oscura, dei quali tu non comprendi le parole. Se ti avessi inviato a tali popoli, ti avrebbero ascoltato. Ma la casa di Israele non vuole ascoltare te, perché non vuole ascoltare me. Tutta la casa di Israele ha la testa dura e il cuore ostinato. Ebbene, io ti do una faccia rigida come la loro e una fronte dura quanto la loro. Come diamante, più dura della selce, rendo la tua fronte. Non li temere, non ti impressionare davanti a loro. Sono proprio un casato di ribellione. E mi aggiunge: uomo, tutte le parole che ti dico, ascoltale con gli orecchi e accogliele nel cuore. Poi va dagli esuli, i figli del tuo popolo, e parla loro dicendo: così dice il mio Signore Adonai. Ascoltino o si rifiutino di ascoltare. Allora uno spirito mi solleva, e dietro a me odo un grande fragore. Benedetta la gloria di Adonai dalla sua dimora. È il rumore delle ali degli esseri viventi, battendole l'una contro l'altra, ed è anche il rumore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Uno spirito mi solleva e mi porta via. Io me ne vado triste e con l'animo sconvolto, mentre la mano di Adonai pesa su di me. Finalmente giungo dai deportati di Tel Aviv, che abitano lungo il fiume Chebar, dove hanno preso dimora, e rimango stordito in mezzo a loro per 7 giorni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Lettura del profeta Gioele. Parola di Adonai che avvenne per Gioele ben Betuel. Non temere, terra, ma rallegrati e gioisci. Sì, cose grandi ha fatto Adonai. Non temete, animali selvatici, perché i pascoli della steppa hanno germogliato. Sì, gli alberi producono i frutti, la vite e il fico danno le loro ricchezze. Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite in Adonai vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura. Per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di primavera, come in passato. Le aie si riempiranno di grano, i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio. Vi compenserò delle annate divorate dalle locusta e dal bruco, dal grillo e dalla cavalletta, da quel grande esercito che ho mandato contro di voi. Mangerete in abbondanza a sazietà e loderete il nome di Adonai vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. Ma è più vergogna per il mio popolo. Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono Adonai il vostro Dio e non ce ne sono altri. Ma è più vergogna per il mio popolo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ci sono alcuni cristiani, o già cristiani, che testimoniano un'esperienza spaventosa. Per loro la fede è stata una sofferenza. Per molto tempo non ne erano consapevoli, poi in un momento di shock, per una malattia, per un incidente, o forse per esperienze più lente e insidiose, si sono detti: la fede cristiana parla di Dio, parla di amore, di fede, di salvezza. Ma io non la vivo in questo modo. Io la vivo come senso di colpa, come assenza d'amore, come un'autopersecuzione, come un moralismo, come indifferenza. Ecco, i profeti
Ezechiele da una parte, Gioele dall'altra, forse ci aiutano ad approfondire il senso di questa esperienza. Ma che cos'è successo? Certo, la storia del cristianesimo è caratterizzata da una grande quantità di eventi, alcuni davvero poco gloriosi. Ma non è questo il problema. Il problema è che di fronte a questi eventi la Chiesa si è messa in una posizione di autodifesa e ha cominciato ad esagerare sul proprio dover essere, sulla propria eccellenza. Dobbiamo dimostrare di essere migliori, diversi dagli altri, se no che senso ha? E questa visione idealistica fa fare delle affermazioni che non sono cristiane. Noi siamo la luce, noi siamo i buoni, noi siamo. Noi dobbiamo essere la luce, dobbiamo essere i buoni, dobbiamo. Ma questo lo lasciamo ai regimi totalitari. Anche i regimi totalitari lavorano così. La soluzione invece è un'altra e i profeti ci insegnano qual è questa soluzione. Partiamo da Ezechiele. È la conclusione, la terza parte, di quella vocazione che è stata collocata da Ezechiele dopo una grande visione della gloria di Dio e dalla gloria di Dio, volutamente sfumata per non dire l'indicibile, dalla gloria di Dio una voce esce e parla al profeta. È una voce che ha tre momenti. Li abbiamo già visti i primi due, proprio ieri sera. Il primo quadro in cui si manifesta la volontà di mandare il profeta verso non la casa gloriosa di Israele, ormai non è più così, ma la gentaglia di ribellione. Il secondo quadro in cui il rito di consacrazione come profeta è fatto attraverso questa scena simbolica di mangiare il rotolo, probabilmente il rotolo di Geremia, che era scritto dentro e fuori con lamentazioni, lamenti, pianti e guai. E questo sembrò a Ezechiele dolce. Ed ecco il terzo quadro, quello che abbiamo ascoltato invece questa sera, dove al centro sono ripresi due verbi fondamentali, va, io ti mando, però il simbolo qui usato è l'incomprensione. Già era stato detto nella prima di queste scene, ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che c'è un profeta. Ma adesso invece Dio parla al suo profeta rivelando il senso di quell'ostinazione in opposizione. Io non ti mando a un popolo con linguaggio astruso o lingua oscura, ma ti mando
alla casa di Israele. Il titolo onorifico ritorna qui. Quindi la lingua del profeta dovrebbe essere già ben nota a coloro che ascoltano. Ma la casa di Israele non vuole ascoltare te, non per incomprensione della lingua, ma perché non vuole ascoltare me. Ecco questo mistero. Non dobbiamo stupirci del trovarci sempre nel guado, noi con la nostra vita e gli altri con la loro vita. Occorre avere il coraggio di proseguire. C'è un'opposizione, io ti do una faccia più dura della loro, come diamante, più dura della selce. Io rendo la tua fronte una capacità di difesa più grande di quella di uno scudo, non li temere. Tu ascolta le parole, accoglile nel cuore e poi va e testimonia: così dice il mio Signore Adonai. Tra l'altro, vedete, troviamo qui in Ezechiele per la prima volta il rispetto per il tetragramma sacro, che fa aggiungere al profeta il significato, uno dei possibili significati, il mio Signore, prima del tetragramma sacro, impronunciabile. Quando noi diciamo Adonai, diciamo proprio il mio Signore, che è un'interpretazione di questa rivelazione del nome di Dio. Dunque, il profeta è portavoce non solo di una parola, non solo del richiamo all'alleanza con il Dio Adonai, è anche l'interprete di una storia che diventerà poi progressivamente, perché letta dai profeti come manifestazione di Dio, diventerà Torah, cioè istruzione, interpretazione. Vivi secondo la Torah, vale a dire metti nella tua vita quello che trovi scritto come principio indicatore. Tu cammini a naspi nel buio, bene, sappi che c'è una luce. La gloria di Adonai si rivela nella sua Torah, nella sua istruzione. Certo, l'esperienza di Ezechiele deve essere stata davvero frastornante. Lui dice che per 7 giorni poi era stordito, tornando in mezzo ai suoi fratelli di deportazione. Ma è certo che aver fatto questa esperienza è un modo per il profeta di aver compreso dove andare. Il libro di Gioele aggiunge, ma non solo Gioele lo fa, in realtà avremo modo di leggere le ultime pagine della parte seconda del libro di Ezechiele, che saranno nella stessa direzione, addirittura saranno ancora più forti rispetto alla parola di Gioele, e cioè che la vera forza non sta nemmeno nella Torah che i profeti formulano, non è sufficiente neanche questa. La vera forza sta nel riconoscere che da Dio solo si muove quello spirito, quella forza, quel vento capace di farci camminare secondo la sua Torah. Ezechiele lo dirà nel suo oracolo più importante e più bello: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e metterò un cuore di carne
E allora voi potrete vivere secondo le mie leggi, mettere in pratica i miei decreti. Ecco, questa è l'esperienza evangelica di cui i profeti hanno parlato come nuova alleanza, quell'esperienza che noi abbiamo dentro come tensione, perché noi abbiamo bisogno di questa esperienza per poter vivere la nostra vita cristiana, per poter riconoscere che il Signore davvero è in mezzo a noi, che Lui solo è Dio. Tutto il resto è invece parvenza, passeggera. Ecco, noi siamo chiamati a fare questa esperienza. E l'appello dei profeti è proprio in questo confronto che avremo modo di sperimentare prima o poi, e tante volte magari, durante la nostra vita. Si cercano profeti, ancora oggi. Ma forse dovremmo dire, si cerca la capacità di scoprire chi è il profeta, non quello che parla a voce più alta, oggi diremmo quello che si fa sentire di più. Quando sorgono i veri profeti non ci si accorge, anzi forse si mettono subito da parte perché sono scomodi, e invece dobbiamo sapere che questi uomini e donne sono proprio capaci di continuare a mantenere viva dentro la storia umana quella parola che spinge ad andare oltre il presente, oltre le nostre forze, oltre le nostre difficoltà. Un po' come se oggi o un giorno noi dovessimo sentire di essere, di fare i profeti. Lo sappiamo che nonostante tutto sarà soltanto un cammino di confronto duro, faccia tosta, per poter camminare secondo quella luce che è oltre la nostra possibilità. Padre, che ci hai donato il Figlio Gesù come luce che vince le tenebre, anche quando camminiamo nel buio, perché ci sarà sempre qualche momento di buio, donaci sempre la tua presenza col tuo spirito, perché ci sia sempre più luce nella nostra vita e sappiamo di giorno in giorno scoprire i passi che guardano verso il nostro domani, il tuo domani, che è anche il nostro.
anche la preghiera che Gesù ci ha insegnato vuole mostrare che da Dio solo deriva la luce per la vita. Questa luce è il nome di Dio, anzitutto, è la sua volontà, è il suo progetto. Ma perché questo entri dentro di noi abbiamo bisogno di nutrirci giorno dopo giorno di quel pane che scende dal cielo, che è la sua parola. Allora sapremo vivere non solo da perdonati, ma vivere il perdono. Allora sapremo mantenerci vivi nella speranza senza cadere nella disperazione. Sapremo vincere il male seguendo la via del bene, del suo bene. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Iddio Padre di misericordia, che ci dona il suo Spirito, trasmesso a noi da Gesù nell'ultimo suo respiro sulla croce, accompagni la nostra vita e ci conduca alla vita eterna. Amen.